e signori, capitolo 18 di Uncharted 3, il Rubalcali. Tornerà a Relitto per vedere cosa trova. Forse un po' d'acqua. Ci siamo schiantati con l'aereo, un po' stile quello che era successo col treno in Uncharted 2. Qua la schermata però diventa bianca perché penso che Drake stia pure per collassare. Invece no. Ma come può bruciare la sabbia? Ecco la K47, quello che si vede nel menu. Rubato dalle mani di un cadavere. Qualcuno qua deve pur comparire. E perché proprio Sully? La tempesta di sabbia non è brutto. Cioè, non è bello, scusate. Perfetto. Meglio muoversi. E dove andiamo? Ci hanno basato un menu su una cutscene praticamente. O comunque sia un capitolo solo della storia, insomma, un po' poco, eh. Ma più che altro siamo totalmente fuori dal mondo qui. Ah, mi posso muovere, bellissimo. Vai, cammina sul crestone, vai. Cosa ho davanti a me? Il nulla. Madò. Abbandonati nel deserto cocente. Cioè, che poi mi fa stranissimo pensare che questi luoghi sulla Terra esistono davvero. Cioè, a parte tutto, ne siamo abituati a città, villaggi, cose varie, ma questi luoghi esistono davvero. Non so, la cosa mi mette un po' di inquietudine, a dir la verità. Ha trovato qualcosa, attenzione. Laggiù c'è, non dico forma di vita, ma qualcosa. Sabbia. Beh sì, le texture, le impronte sono assolutamente migliorate. Scusate, mi sono appena svegliato, quindi trovare, coniugare l'italiano, soprattutto i sostantivi, non è facile in questo momento. Allora, devo trovare l'acqua. Penso che lì sia uno dei pochi posti in cui la possa trovare. C'è un pozzo. Ah, visto un pozzo, si è rivitalizzato, ragazzi. Il pozzo della lunga vita. Ok, falla uscire. Non mi dire che va benissimo anche calda. Non mi dire che ci sono nemici lì sotto. Oh merda. Vabbè, buttati nel pozzo, no? Che cos'è? Uno scherzo? Adesso? Adesso prova a calarti. No. Boh. Ma una scala, qualcosa, non c'è nulla qui.
buttarsi non ci si può buttare, il che è già buono. Boh, se mi allontanassi che succede? Che si fa notte. Dove sei, Sally? Come può trovare Sally guardando le stelle? Coraggio, Nate. Quella è Orione. Quella è l'orsa maggiore. Merda. Dovevo arruolarmi in marine. Eh già. E tanto si rifà giorno. Oh no, ma sto qua non beve da 36 ore, sono 66 gradi. Come fa a sopravvivere? Rumore di raid aerei. No, vabbè, Sally. Sono esausto. Come ha fatto a trovarlo in tutto il deserto? È un sogno. Dai, su Nate, l'ultimo sforzo, dai. Che cavolo è? Cos'è? Nulla. Ma infatti, secondo me, cioè, era una visione di Sally, può darsi? Jump. Ah beh, almeno qua l'acqua c'è. Quali radici si afferrano? Quali rami crescono su queste rovine di pietra? Aspetta. Figlio dell'uomo, non lo puoi dire né immaginare. Ma si è asciutto. C'è solo un cumulo di frante immagini. Quello è il pozzo. Là dove batte il sole e l'albero morto non dà riparo e il grillo non dà ristoro e l'arida pietra non dà suono d'acqua. Merda, sto girando in tondo. Merda. Sarà capito. Ah, diamine, Nate. Stupido. Ci aveva sperato, ragazzi, poveraccio, c'ha le allucinazioni. È 8 giorni che è lì dentro. Soltanto ombra sotto la roccia rossa. Venite all'ombra della roccia rossa. E cosa dovremmo trovare all'ombra della roccia rossa? E vi mostrerò qualcosa di diverso dalla vostra ombra che al mattino cammina dietro di voi o dall'ombra che di sera vi si leva incontro. Vi mostrerò il terrore in un pugno di polvere. Ok, seconda sera senza acqua. Adesso ovviamente saranno tipo meno 10 gradi. Oddio. Voglio stendermi. C'è la sabbia, non è così scomodo, eh?
abbiamo perso. E si rifà giorno. Terzo giorno. Ho perso un attimo il conto. Nate! Chi te l'ha chiesto? Sally! Svegliati! Aiutami! Dai, qua la mano! È un sogno? Ti stavo cercando. Non ti trovavo. Non so neanche da quanto sono qui. Credo. Sally. Non l'ha trovato. Ok. Cioè, praticamente un capitolo a girovagare così. Come Demona. Si rifà notte? No, si fa tramonto. Sally! Qua c'è un carretto e là c'è una città. Ci sono quasi. Grazie al cielo, è un villaggio. Vabbè, meglio di nulla. Almeno c'è un po' d'acqua. Sì, com'è possibile che stai bene adesso? Dai! E possiamo skippare o me la devo fare tutta a piedi? No, cioè chiedo. Ok, la possiamo saltare, perfetto. Scomparso il villaggio. Ti prego, fa che non sia un miraggio. Ah no, invece eccolo lì. Un po' distrutto, eh. No. Sì, vabbè. Merda. È una città fantasma. Capitolo 19. L'insediamento. Quindi tanto fantasma secondo me non è.